Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi seconda puntata dedicata al metodo classico. Seconda puntata dedicata al metodo classico, vi lascio qui in descrizione la prima puntata se ve la foste persa. E in queste puntate vi sto appunto descrivendo tutti i passaggi che portano un vino a diventare un vino spumante utilizzando per l'appunto il metodo classico. Se vi ricordate, la scorsa puntata ci eravamo lasciati nella fase del tiraggio, quindi abbiamo aggiunto il liqueur de tirage, lo sciroppo di tiraggio all'interno del nostro vino base e lo abbiamo predisposto alla fase successiva che andremo a vedere oggi. Quindi, preso il nostro vino e imbottigliato, il vino viene imbottigliato all'interno di bottiglie chiamate champagnotte, chiuse con un tappo a corona, e solitamente sotto al tappo a corona è posta anche un cilindro in plastica chiamato bidule, che andrà a raccogliere tutti i residui e tutte le fecce che deriveranno dalla rifermentazione in bottiglia. Inoltre, su alcune bottiglie si monta anche l'afrometro, che è un misuratore della pressione. Queste saranno sostanzialmente delle bottiglie test per andare a verificare che la rifermentazione stessa e quindi la produzione dell'anidride carbonica stia avvenendo in maniera corretta. E qui, appunto, preparate le bottiglie, avviene la fase fondamentale o principale di tutto il nostro procedimento, che è la presa di spuma, quindi quando effettivamente il vino diventa spumante. Normalmente le bottiglie vengono accatastate in posizione orizzontale, si dice surlat, in cantine con scarsità di luce. Questo perché? Perché la luce potrebbe produrre delle riduzioni, quindi dei difetti all'interno del vino, e quindi si cerca di metterle in cantine con temperature controllate e anche con scarsità di luce. Di fatto, quindi, la presa di spuma non è nient'altro che la rifermentazione in bottiglia in questo caso. Poi vedremo invece nel metodo Martinotti-Charmant avverrà in un'altra maniera, però di fatto è qui che si gioca, diciamo, tutta la partita e che il nostro vino diventa effettivamente, come abbiamo detto prima, spumante. L'anidride carbonica, quindi, cosa succede? L'anidride carbonica che viene prodotta dai lieviti si discioglie all'interno del vino perché non trova una via di fuga alternativa all'interno della bottiglia. E inoltre i lieviti nei loro processi digestivi producono determinate sostanze che arricchiscono il bouquet e aromatico e anche le sensazioni gustative, quindi danno un'ulteriore spinta in più al nostro vino base. Solitamente durante le prime 2 settimane tutto lo zucchero è quasi diventato etanolo ed anidride carbonica, quindi in realtà i lieviti vengono, per così dire, sovralimentati e quindi si producono e mangiano lo zucchero in maniera molto veloce. A questo punto quindi i lieviti cominciano ad andare un po' in crisi e dopo all'incirca 90 giorni avviene la cosiddetta autolisi, cioè questi lieviti si autodistruggono rilasciando ulteriori, appunto, sostanze, quelle che abbiamo detto prima, che conferiscono determinate caratteristiche, sentori e aromi al nostro vino spumante. Più ovviamente questo processo di degradamento, di autolisi è lento e lungo, e maggiori saranno i sentori che andremo a trovare e quindi quelli che verranno apportati. Solitamente questo processo dura 18 mesi per i vini spumanti normali, per quelli millesimati arriva anche a 33 mesi, ma ci sono cantine che si spingono anche oltre, chiaramente con prodotti magari molto di nicchia, molto particolari, proprio per ricavare il massimo da questa parte del processo. Di fatto l'affinamento dei lieviti è sostanzialmente l'affinamento che viene fatto per un vino tranquillo, quindi se dovessimo fare un paragone tra i due metodi, quindi il metodo per fare il vino cosiddetto tranquillo, quindi normale, e il vino spumante, ecco che lì la fase di affinamento è qua che avviene.
Un paio di volte durante questo periodo le bottiglie vengono scosse con il detto coupe de poignée per evitare che appunto i residui si attacchino all'interno del vetro, quindi per quello che dicevamo prima anche nella scorsa puntata, per evitare appunto lo sporco attaccato vicino alla bottiglia che sarebbe difficilmente eliminabile. Oltretutto alcuni spumanti molto particolari o comunque di una certa gamma subiscono addirittura lo sbancamento, cioè di fatto la catasta che abbiamo detto prima viene smontata e rimontata completamente in modo che appunto subiscano un'ulteriore scossa e movimento che vada ulteriormente a pulire la bottiglia. Ricordiamo che tutte queste operazioni sono fatte solitamente a mano e quindi possono essere anche molto costose perché ricorre appunto una grande quantità di lavoro umano per fare tutte queste attività. Siamo arrivati quindi alla fine del nostro affinamento e si passa alla cosiddetta fase della messa in punta o remouage. Il remouage non è nient'altro che il posizionamento delle bottiglie su determinate strutture, che solitamente sono strutture di legno nelle cantine un po' più antiche o comunque in quelle più ricercate, chiamate pupitre, nel quale avviene appunto il remouage, cioè tutti i giorni la bottiglia viene girata di un ottavo di grado fin tanto che a furia di girare la bottiglia essa non si ritroverà da una posizione diciamo orizzontale a una posizione quasi verticale. In questa maniera tutti i residui vanno a precipitare nel collo della bottiglia e faciliteranno la fase successiva della sboccatura. Ad oggi in realtà questa attività non viene fatta solo a mano dai cosiddetti remers, che sono persone che riescono a girare qualcosa come 15-20 mila bottiglie al giorno, quindi pensate anche all'attività manuale che va fatta per queste persone. Sono state anche ideate le cosiddette giropalette, che sono delle casse che si simulano questo movimento in maniera automatica e che quindi vengono anche utilizzate in sostituzione dell'attività manuale. Arriviamo infine, o meglio, infine per quanto riguarda la nostra rifermentazione, alla cosiddetta sboccatura o dégorgement. Prima di mettere quindi in commercio il nostro spumante, bisogna effettuare la sboccatura. Viene effettuata solitamente con due metodi, alla volée oppure alla glace. Allora, alla volée consiste sostanzialmente nel togliere il tappo a corona dalla bottiglia, quindi in maniera molto molto veloce e andare poi subito o quasi subito andare a richiudere la bottiglia con il tappo definitivo. Invece alla glace il collo della bottiglia viene immerso in una sostanza che fa ghiacciare appunto il collo a una temperatura di meno 25, meno 30 gradi. In questa maniera rimangono ghiacciati al suo interno tutti i residui che sono nel collo della bottiglia e questo facilita anche la loro espulsione, perché infatti il dégorgement è nient'altro che l'attività con la quale andiamo ad eliminare i residui dall'interno della bottiglia e quindi a concludere di fatto la fase della fermentazione. Una volta queste attività erano svolte a mano, oggi esistono anche delle macchine che eseguono questa attività. È abbastanza pericolosa come attività, perché come potete capire togliere il tappo dalle nostre bottiglie, quindi il tappo a corona, quando dentro ci può essere una pressione anche superiore alle 6 atmosfere, potete capire che il colpo è quasi un colpo di fucile quello che esce fuori da queste bottiglie e quindi è molto pericoloso, bisogna prestare molta attenzione in questa fase proprio anche per non farsi male.
Infine poi appunto arriviamo alla fase del porre in vendita i nostri, le nostre bottiglie. Quindi di fatto che cosa abbiamo? Intanto la sboccatura, alcune cantine scrivono, quindi la data di sboccatura la scrivono sulla etichetta. Attenzione a non confonderla con il millesimo, sono due cose, due concetti, come abbiamo visto, completamente diversi. La sboccatura è, diciamo, la chiusura della fase di fermentazione in bottiglia, mentre invece il millesimo riguarda l'uva che è stata utilizzata, o meglio il vino che sta, base che è stato utilizzato per produrre quel determinato vino spumante, quindi attenzione a non confondervi. E infine, quindi, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che la bottiglia un po' scolma, perché avendola aperta un po' di liquido sicuramente è uscito, e quindi va un po' riempita, o comunque va colmata. E come si fa? Si fa con l'operazione del dosaggio. Il dosaggio non è nient'altro che il riempimento della bottiglia, appunto, per sopperire a quanto uscito dalla sboccatura. Ma oltre a questo, questo ci permette anche di dare le varie note più o meno dolci allo spumante, sulla base della classificazione che abbiamo visto anche nelle scorse puntate, nella puntata iniziale dedicata al vino spumante. Quindi è qui che si aggiunge la liqueur d'expédition. La liqueur d'expédition è normalmente un liquido formato da vino e da zucchero. Quindi a seconda della quantità di zucchero che noi andiamo ad aggiungere, andiamo poi a dare le varie sensazioni dolci all'interno della nostra bottiglia. Attenzione, perché sono nate tante leggende su questi liqueur d'expédition, con chissà quali ricette, chissà quali segreti. In realtà, come potete ben capire, si limita sostanzialmente a ricolmare la bottiglia e a dare le varie sensazioni di dolce. Quindi c'è in realtà molto poco segreto in tutto ciò. Una cosa particolare è chiaramente data dal fatto che se io non aggiungo zucchero al vino che uso per fare, diciamo, per ricolmare all'interno della bottiglia il contenuto, ottengo un vino cosiddetto pas dosé. Ecco perché il vino si chiama pas dosé, quello poco dolce, o comunque solo con gli zuccheri che derivano dalla fermentazione normale, proprio perché non è dosato, non è stato fatto il dosaggio dello zucchero. Lo potrete trovare anche chiamato come brut nature in alcuni casi, o dosaggio zero in italiano. Quindi abbiamo aggiunto, colmato la nostra bottiglia, e siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio, perché il vino viene tappato con l'apposito tappo di sughero che noi, quello classico, lo vediamo a fungo, che in realtà inizialmente non è allargato sotto, ma quell'allargamento che avverrà è dovuto appunto alla pressione che nel tempo eserciterà la bottiglia per andarlo a chiudere. Quindi di fatto la pressione che esercita la bottiglia va a allargare di fatto il nostro fungo, che va poi a completamente a tappare la nostra bottiglia. In aggiunta viene messa la capsula, la classica capsula di metallo che troviamo, la gabbietta, anche questa serve per far resistere meglio il tappo alla pressione del vino spumante. Viene aggiunto il cosiddetto capsulone, che invece è la parte, quella solitamente in metallo, che ricopre tutta la, in alluminio solitamente, che ricopre il nostro tappo, la nostra gabbietta, la nostra capsula. E una volta lavate le bottiglie, vengono etichettate e poste in vendita. Tutti questi passaggi che vi ho descritto, quindi dalla sboccatura alla vendita, avvengono all'incirca in un periodo di 3 mesi, perché dopo ogni attività che comporta comunque un trauma, fra virgolette, per il nostro vino, è necessario lasciarlo un attimo fermo perché possa essere stabilizzato e quindi ritornare ad esprimere correttamente tutte le sue caratteristiche. Bene, il nostro viaggio all'interno del metodo classico quindi finisce qui. Spero che sia stato interessante per tutti voi.
nelle prossime puntate parleremo poi anche del metodo Martinotti-Charman e andremo anche a confrontarli per vedere quali sono le differenze fra i due metodi produttivi. Ma come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale ancora se non lo avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Condividete questo video con amici, parenti e tutti coloro che possono essere interessati al metodo classico o comunque ad aumentare le proprie conoscenze nel mondo del vino. Vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per i like, per esservi anche iscritti al canale Facebook e al canale Instagram e ricordandovi come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di metterci alla guida o fare attività pericolose, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Un ciao da Francesco!